Dalla cattedrale di Torino. Nel silenzio del Sabato Santo stiamo per vivere insieme un momento di intensa preghiera davanti alla Sindone qui custodita. L'arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa, Monsignor Cesare Nosiglia, custode pontificio della Santa Sindone, ha scelto come motto per questa contemplazione straordinaria televisiva attraverso i social della Sindone un versetto del Salmo 138. Il tuo amore è per sempre. Davanti alla Sindone noi impariamo di nuovo la speranza, quella speranza che Frère Alois, priore della comunità di Tesè, ha chiesto ai giovani di tutto il mondo, soprattutto ai giovani europei, di vivere verso il pellegrinaggio di fiducia qui a Torino, atteso per il prossimo dicembre. Sperare in tempo favorevole e sfavorevole, sperare sempre. Introduciamoci allora in clima di preghiera nella contemplazione della Sindone. Davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie perché hai preso su di sé i dolori di ogni uomo e donna che soffre. Il tuo volto, le tue mani e i tuoi piedi, il tuo costato e tutto il tuo corpo sono per noi fonte di speranza, perché l'amore è penetrato nel buio estremo del male.
Donaci la luce della fede, donaci la forza dell'amore. Concedici di ascoltare la tua voce che ci chiama a vedere la vittoria sul peccato e sulla morte. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, insieme ai giovani e alle autorità presenti e insieme a tutti coloro che da casa partecipano a questo momento di preghiera, contempliamo la sindone che ci parla del grande amore con cui il Signore ci ha amati. Sosteremo in contemplazione silenziosa sui segni impressi sulla sindone. Ci aiuteranno alcuni testimoni che daranno voce alle gioie e alle speranze, alle tristezze e alle angosce del nostro tempo. Davvero l'amore del Signore è per sempre. Contempliamo la sindone, il segno della croce, che richiama il portare i pesi gli uni degli altri, come dice San Paolo. Ci aiuta la dottoressa Piera Gioda, ONG torinese, CISV, insegnante ed educatrice. Grazie, Piera. Contemplare sulla sindone il segno della pesante croce portata sulle spalle permette ai nostri occhi di leggere qualcosa che il nostro cuore e la nostra mente hanno capito, in cui hanno già creduto, e cioè che portare la croce, la nostra, quella degli altri, è un cammino di speranza. E può diventare una storia che possiamo veramente raccontare a tutti. Così riusciamo, ad esempio, a capire che a leggere, oltre le narrazioni che ci dipingono i giovani come untori, irresponsabili, violenti, le storie individuali e collettive di tanti giovani che quest'anno hanno trovato la maniera, hanno trovato il modo, la forza di prendere su di sé la croce degli altri per aiutare. In questi giorni il presidente Mattarella ci ha fatto conoscere gli alfieri della Repubblica, quei minori che appunto si sono distinti, sono 20 ma ce ne sono stati molti di più, per aver saputo portare la croce degli altri, ma in modo ironico, gentile, divertente. Ad esempio noi a Torino, nel nostro piccolo osservatorio, abbiamo incontrato giovani che volevano partire volontari per l'Africa e l'America Latina, non l'hanno potuto fare e si sono messi a servizio dei poveri più vicino a noi. Abbiamo conosciuto studenti universitari che, seguiti dai loro docenti del Green Office dell'Università di Torino, hanno proposto ai dirigenti scolastici dei percorsi di educazione civica. È forse il primo caso che succede questa cosa nella storia. Come adulti ed educatori dobbiamo capire che portare la croce è un modo per camminare con le nuove generazioni, insieme a loro, per educare all'incontro e alla solidarietà. Davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. Contempliamo il segno dei chiodi sui piedi. Ci aiuta a contemplare questo segno della passione Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG, l'Arsenale della Pace di Torino. Ernesto, grazie per la tua parola. Contemplo sulla sindone il segno dei chiodi, sui tuoi piedi, Gesù.
Il pensiero raggiunge migliaia e migliaia di donne, uomini, bambini, in esodo dalle loro terre, verso la speranza di un futuro migliore. Le immagini del loro camminare, a piedi nudi, nella neve, lungo la rotta dei Balcani, per cercare una vita migliore in Europa, la nostra Europa, si alternano a quelle dei tuoi piedi, inchiodati sul legno della croce. La tua angoscia mi ricorda quelle di donne e uomini come me, stipati nei barconi che attraverso il Mediterraneo, il nostro, sul loro corpo e nella loro mente sono incisi i segni di un viaggio che di umano non hanno nulla. Il segno dei chiodi impresso sul lenzuolo, testimone silenzioso della tua resurrezione, mi riporta ai passi di tante donne vendute come merce sulle nostre strade. Quanti volti, quanta vita offesa, umiliata, sfigurata, ha bussato alle porte delle nostre case, dei nostri arsenali. L'incontro con queste sorelle, con questi fratelli, disprezzati e offesi nella dignità, mi fa toccare la tua carne, Gesù. Come avrei voluto fasciare i tuoi piedi, dolorante Signore. Ora lo posso fare, accogliendo ognuno di questi figli e fratelli, curando le loro ferite. Nel chinarmi su ciascuno di loro, ho ritrovato il senso del mio essere figlio dell'unico Padre e fratello di tutti, fatto per accogliere, compatire, condividere, spezzare il mio vaso di alabastro sui tuoi piedi, sui piedi di questi fratelli, che sono dono prezioso della tua presenza nella mia vita. Davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. Il segno dei chiodi sulle mani dell'uomo della sindone, le mani. Ci lasciamo aiutare dalla contemplazione di questo segno della dottoressa Daniela Sironi, responsabile della comunità di Sant'Egidio del Piemonte. Grazie Daniela per la tua parola che ispira la nostra contemplazione. Contempliamo sulla sindone il segno dei chiodi nelle mani e ci ricordiamo del lavoro di Gesù, era un artigiano, e lo ricordiamo con le sue mani tese per sollevare e guarire la suocera di Pietro, per rianimare la figlioletta di Gairo, pronte per benedire i bambini, per toccare i malati e risanarli, aperte per ricevere il poco e offrirlo a tanti. Ricordiamo le mani del Signore che hanno spezzato il pane del suo corpo. E quelle mani del Signore le ricordiamo anche prive di violenza, prive di disprezzo, di scherno, mai in un gesto di umiliazione o di offesa, mai un furto, mai un'arma. Mani pacifiche, mani miti, che rimangono trafitte e aperte. Aperte per dare e per ricordarci la sua parola. Si è più beati nel dare che nel ricevere. E un discepolo di Gesù, indiano, l'ha tradotto così: tutto quanto è donato, esso solo non è mai perduto. Ma noi questo ancora non l'abbiamo imparato e restiamo davanti alla sindone in silenzio, come i mendicanti, e insieme a loro, con le mani aperte, sporche, ferite dalla vita, rimaniamo davanti alla sindone con gli anziani, con le loro mani scavate dagli anni che nessuno più stringe. E chiediamo che queste tue mani, o Signore, aperte, lo restino sopra di noi per accarezzarci, per benedirci, per salvarci. E sappiamo che tu non ti sei vergognato di noi,
e non ti sei vergognato delle tue ferite, tanto che le hai portate sul tuo corpo glorioso. Davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. Le spine, un segno tanto potente, tanto intenso. Ci aiuta a contemplare le spine sulla sindone il professor Bruno Barberis, docente di fisica e matematica all'Università di Torino e studioso della sindone. Bruno, grazie per la tua parola. Sul volto e sulla nuca dell'uomo della sindone si notano più di 30 colature di sangue provenienti da ferite da punta di piccolo diametro. Sembra che sul suo capo sia stato posto un copricapo fatto di aculei acuminati. Potrebbe trattarsi di un casco realizzato con rami spinosi, non solo una corona però, ma un vero e proprio casco. La sofferenza provocata da questa tortura deve essere stata molto intensa e prolungata. Anche i Vangeli narrano che i soldati del governatore misero sul capo di Gesù un casco di spine, per scherno. E poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! La corona è sempre stata un segno di potere, di successo, tipico dei re, degli imperatori. In quest'uomo, invece, quel simbolo di grandezza è diventato un segno di sdegno, di derisione. Una sofferenza sicuramente fisica, ma soprattutto interiore, profonda, tipica di ogni sofferenza umana. Il momento drammatico che da più di un anno stiamo vivendo ce lo dimostra ogni giorno. Eravamo lontanissimi dall'immaginare che un microscopico virus avrebbe potuto travolgere l'umanità intera. Eppure l'umanità più tecnologica della storia si ritrova umiliata e sconfitta e sembra impotente di fronte a una tale catastrofe. Tornano alla mente le parole di Papa Francesco nell'omelia tenuta un anno fa sul sagrato di San Pietro, desolatamente vuoto e battuto dalla pioggia. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio. Il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa. Contempliamo ora il segno della passione del costato dell'uomo della sindone. Ci lasciamo ispirare e guidare dal dottor Ferdinando Garetto, medico di cure palliative presso la Fondazione Faro e Humanitas Gradenigo. Dottor Ferdinando, grazie per la tua parola. Contemplando il segno della ferita sul costato, certamente quest'anno vengono in mente i tanti malati che abbiamo incontrato e ancora incontriamo dopo un anno di pandemia nei reparti Covid. Il costato fa venire in mente il fiato, fa venire in mente quella mancanza di respiro che diventa angoscia e che spesso incontriamo negli sguardi che incontrano i nostri. Sguardi sopra le mascherine che rendono quasi impossibile, a volte più probabilmente inutili le parole, sguardi di comune umanità, sguardi di storie ciascuna unica, ciascuna irripetibile. E la ferita, arrivata improvvisa, lancinante, in un attimo, una ferita che è ancora aperta, ancora viva in tutti noi, nei malati, negli operatori,
nelle famiglie, nei giovani, in tutta la società, ferita di solitudine, di distanziamento, di paura. Eppure in questo stare ai piedi della croce, questo stare che è presenza, anche se non è ancora risposta, contempliamo anche quel videro uscire sangue e acqua. Ecco, sangue e acqua, un segno di dolore, di vita, di amore. Forse l'unica vera risposta possibile in questa sofferenza. Grazie, Signore Gesù, che ci accompagni e ci guidi nella strada. E dopo aver sostato su segni tanto eloquenti della passione dell'uomo della sindone, giungiamo al volto. Ci lasciamo ispirare nella contemplazione del volto, mistero di tutta la persona, da Monsignor Giuseppe Ghiberti, biblista, sindonologo e presidente onorario della Commissione Diocesana della Sindone. Grazie per la tua parola, Don Giuseppe. Volto santo, volto caro del mio Gesù, di quante cose sei segno e a quante fai richiamo nel tuo atteggiamento silente. Mentre ti guardo mi unisco a quella miriade di persone che ti hanno contemplato nei secoli con attenzione trepida, in partecipazione sempre più consapevole ai tuoi dolori, nel ricorso al tuo aiuto. E sempre torna la domanda: ma perché? Tu, Signore, hai detto che Dio, tuo Padre, ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Ma come dare? Avevi appena detto che tuo destino era quello di essere innalzato proprio da quel mondo tanto amato, cioè messo in croce dal mondo. Io faccio parte di questo mondo e tu ami e noi, anch'io, ricambiamo a questo modo. Forse per questo hai gli occhi chiusi e richiede a noi tanto sforzo per evidenziare i tratti del volto. E taci, volto del silenzio, e nonostante gli occhi chiusi, volto della luce. Guardando il volto sindonico mi viene spontaneo dire Gesù. Lo faccio da anni e mi pare di ubbidire ad una voce che mi dice: cammina nella serenità, rispetta il dialogo con il fratello di altro parere, ma non perdere nulla di quanto questo volto benedetto ti dice. Questo regalo ha una lunga strada da compiere. Aiutami, volto santo, a guardarti insieme ai miei fratelli, ad andarti incontro senza perdere la strada. Abbiamo contemplato i segni della passione sulla sindone, aiutati dallo sguardo e dalla parola di testimoni. Ora la nostra contemplazione si apre all'ascolto della parola
dell'arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa, Monsignor Cesare Nosiglia, il custode pontificio della Santa Sindone. Dopo la sua meditazione, la preghiera diventerà corale e porterà davanti alla Sindone le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di tutta l'umanità, per poter ancora esclamare una volta, con il cuore commosso, stupito e riconoscente: davvero, Signore, il tuo amore è per sempre. In questo sabato santo, giorno di sosta presso il sepolcro del Signore, giorno di attesa della sua resurrezione, la Santa Sindone continua a parlarci del grande amore con cui siamo stati amati da Cristo Gesù, nostro fratello e Signore. In sintonia con la Chiesa bizantina, che nel sabato santo canta davanti all'icona di Cristo sepolto i lamenti della madre e dei suoi più fedeli discepoli, anche noi, davanti alla nobile icona del figlio trafitto, celebriamo l'ora della madre come preludio alla Pasqua di resurrezione. La Vergine Madre, che secondo la tradizione sosta presso il sepolcro del Figlio, è icona della Chiesa, che veglia presso la tomba del suo sposo, in attesa di celebrarne la risurrezione. Mentre il corpo del Figlio riposa nel sepolcro e la sua anima è scesa negli inferi per liberare i prigionieri dalla morte, la Vergine attende piena di fede la vittoria del Figlio sulla morte. Alle parole del Salmo 118, che esprime l'obbedienza del Figlio, risponde il canto della Madre. Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Io piango nella mia tristezza, sollevami secondo la tua promessa. Venga a me, Signore, la tua grazia e la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola.
sarò sicura nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri. Davanti ai re parlerò della tua alleanza, senza temere la vergogna. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Nella prima parte della nostra preghiera davanti alla Sindone abbiamo meditato sul Calvario del Signore, cogliendone la profondità del significato umano e spirituale che la Sindone ci dona mediante i segni concreti della passione e morte di Gesù. La Sindone è il Vangelo comunicato non solo con lo scritto o le parole, ma con il telo ci mostra concretamente. Per questo Papa Giovanni Paolo II l'aveva giustamente definita lo specchio del Vangelo. Nella seconda parte abbiamo voluto rivedere la Sindone con gli occhi e il cuore della madre di Gesù, nel momento supremo della sua morte e sepoltura. Ci sono molti modi per portare la croce di Gesù. Quello del Cireneo è uno dei più comuni. La croce ti viene messa sulle spalle per forza e tu ti rassegni a portarla. Sono tutte quelle croci di cui sembra che nessuno possa fare a meno. Una malattia grave, un problema difficile di famiglia, di lavoro, una realtà pesante e dura da sopportare per te e per chi ti è vicino, la morte di una persona cara e così via.
Insieme a queste croci si è aggiunto nel tempo presente anche la pandemia, che ci obbliga a gestire una realtà faticosa e di sofferenza per molti ammalati e soggetti al coronavirus. Insomma, nella vita si sa che la croce è parte integrante dell'esperienza di ognuno. In tale circostanza lamentarsi è obbligo, dimenticando che di croci ben più pesanti delle nostre è pieno il mondo e che comunque per chi ha fede la croce è anche via di purificazione, di redenzione, come lo è stata per Gesù. C'è però un altro modo di portare la croce, quello di Maria, la madre di Dio. Ella sceglie di portare la croce con il figlio sul Calvario. È la croce del dolore di madre che vive la solitudine e l'abbandono. È la croce dell'offerta del proprio sacrificio in unione a quello del figlio per redimere il mondo dal peccato e dalla morte. È via di solidarietà, dunque, di amore, dono di sé, atto di confidenza in Dio e di speranza. Come si uniscono questi due modi di portare la croce? È Gesù stesso che li fa diventare una cosa sola, quando dall'alto della sua croce, vedendo Giovanni e la madre, li affida l'uno all'altro. Così la croce dei discepoli viene associata a quella di Maria e diventa scelta di amore, di consolazione, e quella di Maria viene associata a quella dei discepoli e diviene intercessione e mediazione di grazia. Maria, la madre, dunque, aiuta i figli a portare la croce del figlio suo. Maria si fa presente sempre in ogni casa e in ogni vita, dove c'è la prova, c'è la sofferenza. È presente quando la Chiesa è nella persecuzione, quando nel mondo è in pericolo la pace. Ella è presente perché è la madre a cui ogni uomo è stato affidato da Gesù, affinché trovi in lei la sponda desiderata per vincere la paura della croce e vivere nella speranza della vittoria pasquale. Tutti conosciamo il capolavoro della Pietà di Michelangelo, che ci mostra la madre di Gesù, Maria addolorata ma serena, che accoglie nelle sue ginocchia il corpo morto del figlio. Un'opera che ci richiama al Sabato Santo, e dunque quel tempo di attesa in un atteggiamento di silenzio e di preghiera insieme a Maria nella vigilia della risurrezione di Gesù. Abbiamo voluto vivere davanti alla sindone la contemplazione del corpo di Gesù, ce l'hanno mostrato molte volte attraverso la televisione oggi, con l'amore della madre davanti al sepolcro, nel silenzio e nella preghiera, come ci offre lo sguardo di fede di Maria. In questi momenti abbiamo rivissuto i suoi stessi sentimenti del cuore di madre addolorata, ma forte, che confermano la certezza della risurrezione. Come ci ha ricordato Papa Francesco, il nostro sguardo incrocia anzitutto quello di Gesù stesso, che dalla sindone però è Lui che ci guarda. È Lui che ci invita ad andare oltre il mistero della sua passione e morte e apre il nostro cuore insieme a tutta la Chiesa perché vediamo il suo volto in quello di tanti nostri fratelli e sorelle sofferenti, poveri, bisognosi di affetto, di sostegno umano, spirituale. Mentre lodiamo e rendiamo grazie al Signore, sicuri e gioiosi della sua Pasqua ormai imminente, e professiamo insieme con fede, il tuo amore è per sempre. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico, quando mi darai conforto?
mi hanno scavato fosse gli insolenti che non seguono la tua legge. Verità sono tutti i tuoi comandi, a torto mi perseguitano. Vieni in mio aiuto. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami e seguirò i tuoi insegnamenti. Come le donne di Galilea al sepolcro. Ora una giovane effonderà dell'olio profumato e saranno poste davanti alla sindone oltre 300 richieste di preghiera giunte attraverso i social media soltanto in queste ore. Davanti alla Sindone portiamo la nostra preghiera universale, in particolare per tutti i sofferenti.
Signore Gesù, quando le prove di questo tempo lungo di pandemia ci schiacciano e viene meno la speranza, fa splendere la tua luce. Signore Gesù, quanti tanti giovani e padri di famiglia soffrono per la mancanza di lavoro e viene meno la fiducia, fa splendere la tua luce. Signore Gesù, quando la fatica di questo tempo rallenta il cammino di crescita dei figli, mette a dura prova i genitori e viene meno la carità, fa splendere la tua luce. Signore Gesù, quando ci sembra che il male sia più forte del bene e l'ombra della croce oscura la nostra fede, fa splendere la tua luce. Preghiamo. O Padre, che hai glorificato tuo Figlio Gesù Cristo nella sua beata passione e lo hai costituito, Signore, nella sua risurrezione dai morti, a noi che veneriamo la sua immagine raffigurata nella Santa Sindone, dona di contemplare il suo volto glorioso. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La benedizione del Signore sia sempre con noi e ci accompagni nell'attesa di celebrare nella gioia la risurrezione del Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
le braccia al cielo che scende.